questa finestra c'è un gnaidino, un pelo mare arance con l'esame l'oro. Passa la cedro e si consalo nero, ci sono la cedrozza femolo. La cedro sogno io cagante buono, la già si ti vuoi donna d'amore. L'usanza di raccogliere in una stessa via i membri di una corporazione o di un mestiere che fu caratteristica dei secoli passati è sopravvissuta in certi quartieri di Palermo, dove intere famiglie si dedicano a un'identica attività, praticandola, ove il tempo lo permetta, all'aperto, sia per espandere l'angusto spazio a disposizione nella casa bottega, sia per godersi, nella stagione propizia, un po' d'aria aperta. Dal mercato, dove le bancarelle si accumulano, passiamo ad una strada di periferia. Qui le donne approfittano della ricchezza del calore solare per asciugare le distese dei pomodori e preparare per l'inverno le conserve, in parte destinate alla vendita, in parte utilizzate nella propria casa. Questo vecchio invece carda fibre vegetali destinate alla fabbricazione del cordame. I cordai lavorano all'aperto in gruppi numerosi, come questo che vediamo sotto il Monte Pellegrino. Per loro non c'è né estate né inverno. Mentre i ragazzi girano la ruota, gli uomini arrotolano il filo camminando instancabilmente tutto il giorno. Le teghe dello mare sono vecchie, dello sonno spiega tutte vanne. Già veste balca de sono vecchie, le strade le banette sono apparate in festa, magari vecchiarette si arricciano la testa, guarda lo vecchio raisi che balla cazza cieca. All'aperto lavorano anche i calzolai, come questo mattiniero ciabattino che apre il suo negozio. Le feste nostre credo ogni coscienza, non so della comune speranza. I fabbri preparano cancelli, scale in ferro e terrazze che a Palermo, come in tutto il meridione, si vedono in grande abbondanza. Se doccia si rompe sconsegna ancora, tutto apparato lo savoggiareggio, già giure l'antenetta si starello, se si rompe vicolo dell'argenteria vecchia porta a una piazza dove sono molti argentieri. Fanno oggetti sacri, calici, ostensori. Questo lustra con la segatura una corona ed altri fanno anelli, pesano i preziosi, incidono. A via dei bambinai si fabbricano giocattoli. È l'epoca della festa dell'Assunta e i fanciulli comprano o preparano stellari, ornamenti a forma di stella che vengono apposti a piccole bare dedicate alla Madonna.
ci stanno belle, ma te la cuore toffo. Se per tanta struna, la ridomma pura nai, tu passo anzi puttata, ma ti ritarita. Se per tanta struna, la ridomma pura nata, tu passo anzi puttata, ma ti ritarita. Che superdistero, oh, che come pare non lo scendere. Nei quartieri della città passano molte processioni secondo una vecchia tradizione. I ragazzi cantano, suonano il campanello, accattano offerte per l'altare. Numerosi altri sono i gruppi che lavorano all'aperto. Qui si intrecciano ceste per ricotte e poco distante altri fanno ceste per frutta e cassette. E i ragazzi sono sempre vicini ad aiutare i parenti, avendo precisi incarichi. Il loro lavoro è utile e redditizio quanto quello dei grandi. Imparano a raccogliere domani dai genitori la eredità del mestiere. Un pelle madarante con il rame loro, passava c'è due sì con salonino, ci sono la ceduzza femolo, la cedo sogno io cagante volo. L'aggia si di voi, donna d'amore. Anche i fabbricanti di tavoli e di mobili hanno la loro strada e più numerosi di tutti quelli che costruiscono sedie. Nel quartiere dei Seggiai vediamo intere strade invase da questa antica corporazione che continua, secondo regole mai abbandonate, il proprio lavoro. Ognuno ha un compito a sé, che si armonizza nella attività di tutti gli appartenenti allo stesso mestiere, di tutti gli abitanti dello stesso quartiere. Vi sono quelli che tagliano il legno, che impagliano, che piallano, che piegano i pezzi, che li verniciano, quelli che li montano e li trasportano. Ognuno ha una precisa missione da svolgere. L'opera dell'umile artigiano qui non ha perduto la sua importanza, ma anzi esso sembra inserito in una qual certa armonia organizzativa di lavoro nella precisa divisione e distribuzione dei compiti. E mentre dappertutto si utilizza la macchina, questi artigiani danno una dimostrazione ancora vitale e feconda di quello che può fare l'uomo quando riesce a sfruttare integralmente le sue capacità artigiane. Le sedie, i mobili, i tavoli fabbricati in questi singolari quartieri di Palermo, che per la quantità di lavoro realizzato rappresentano anche un rimarchevole valore economico, riescono a soddisfare le richieste di molti centri della Sicilia e danno nel lavoro un eloquente esempio di cooperazione sociale. Cent'anni ci parevano l'ore quando agghiarono la domenica mattina. Dici lo tenne e tenne in un gran festino, e già come in appare mare cretino, a filo onore sale da letto mano, comore se lo nanno sotto po, saggia come mere casca po'.